bene quasi invisibile qualche volta sulle singole storie. Quindi mi piacerebbe pensare che sia un sottobosco del bene per la città. Questa è la Caritas di Roma, nelle parole del suo nuovo direttore, Don Benoni Ambarus, detto Don Ben. Dal 1 settembre di quest'anno guida la carità della Chiesa nella diocesi del Papa. Nato in Romania, Don Ambarus è il primo sacerdote straniero nominato a capo della Caritas, che a Roma conta 51 realtà tra ostelli, comunità, case e famiglia e mense sociali. Al lavoro da 39 anni a supporto delle comunità parrocchiali, coordinandosi con i suoi centri di ascolto. Oltre 6.000 volontari per dare da mangiare a oltre 12.000 persone, accogliere 2.400 senza dimora, curare 5.000 malati indigenti, incontrare e sostenere 5.000 detenuti. Oltre 400.000 i pasti distribuiti, 200.000 pernottamenti, 14.000 le prestazioni sanitarie e 52.000 visite domiciliari a famiglie ed anziani. Da quasi 40 anni la Caritas è presente nella città. Cosa significa per la capitale, per Roma, questa realtà? Penso che si tratti innanzitutto di un mondo estremamente vasto, variegato e anche, se vogliamo così, poco conosciuto rispetto a tutto il bene che viene fatto, nel territorio. Quali sono le priorità attuali della Caritas? I cambiamenti mi sembrano talmente repentini che tutti quanti rincorriamo il presente per interpretarlo, inclusa la Caritas, soprattutto nel dover andare a rincorrere le emergenze che ci sono, che ahimè ci sono sempre più grandi, le vecchie, e ne stanno emergendo sempre di più nuove. Adesso si sta prendendo, per esempio, sempre più consapevolezza del grosso problema del gioco d'azzardo, che però è un ulteriore aspetto delle varie dipendenze della nostra società. Il fondatore della Caritas di Liegro aveva come priorità i poveri. Si tende a pensare che i poveri oggi sono soprattutto gli stranieri. È veramente così? Diciamo che Don Luigi, con la scia luminosa da profeta che ha fatto all'interno della Chiesa di Roma, è un'espressione più visibile di tutta la Chiesa di Roma. E poi mi sento di dire, i nuovi poveri oggi non sono solo gli stranieri, perché ecco, c'è il rischio che gli stranieri passino semplicemente come i poveri, come se tutti gli altri non fossero minacciati da questa realtà. E qui sono persone umane, che siano stranieri, italiani, che rischiano di crollare su un livello di povertà a volte molto difficile anche da capire, da intercettare. Don Ben, lei è venuto a Roma negli anni 90, sono tanti anni che è qui, ma non è di Roma. Secondo lei è un valore aggiunto essere un cittadino straniero alla guida della Caritas di Roma? Io lo vivo così, cioè dal quando sono arrivato in Italia nel novembre del 96, dico a volte che è iniziata la mia terza rinascita, perché la fusione tra mentalità, cultura di provenienza, mentalità, cultura e tutto ciò che riguarda la società italiana, quindi questa fusione, io sento di avere acquisito la doppia ricchezza, ecco.